Bene, stiamo registrando un'attività didattica con il nostro Robertino. Abbiamo costruito il tavolo interattivo semplicemente montando un monitor touchscreen e allestito con software didattico open source. In questo caso stiamo usando ChillDisplay e il nostro Robertino è pronto a farci vedere che l'attività di memoria sonora acustica propedeutica al riconoscimento dei segni suoni che si fa all'infanzia può essere fatta tranquillamente anche con delle difficoltà motorie. Abbiamo legato in qualche modo con una cintura da motocicletta Robertino alla sedia in modo che sia molto più libero nei movimenti. Adesso Robertino, che ha 4 anni, che ha già imparato un po' ad usare questo oggetto, ci mostrerà come inizia a riconoscere i suoni in memory. Vai Robertino, cerca quell'altro. No, fantastico, il nostro Robertino ha fatto uno. Dove sarà? No, eccolo lì, 4 anni, ha già scoperto tutti i nostri suoni. Ecco, ha già finito il gioco, è troppo bravo. Ecco, questo per dire come delle attività motorie molto limitate possono comunque permettere delle attività didattiche a prescindere. Ecco, il nostro Robertino è passato di grado con le difficoltà, ma io volevo anche cambiare attività per mostrare delle altre azioni, sempre che non hanno a che fare con la lettoscrittura in maniera diretta, ma con le competenze di base. Adesso Robertino sta sempre lavorando sulla memoria sonora, ma con un altro programma che si chiama J'ai compris, open source, sempre il tavolo interattivo, ci farà sentire. Lui deve ricopiare un suono che c'è. Clicca OK, Roberto. Fantastico, aspetta. Adesso tu devi ricopiare i suoni come sono stati. Ecco, basta. Hai sbagliato perché non li hai messi nell'ordine giusto. Allora clicca la freccettina rotonda per rifare il gioco, che è questa qui bassa, questa qui bassa. Ascolta adesso. No, dalla prima all'ultima, non dall'ultima alla prima. No. Prova. No. Ecco, qua si vedono le difficoltà, il tasto ripetuto, la postazione e la difficoltà che è appunto la memoria. Quindi queste attività dimostrano che lui può essere messo in gioco con le sue competenze cognitive su un oggetto che semplifica la sua azione. Bello. Ecco, lui adesso vuole cambiare perché ha sbagliato e questo ci dimostra. Prova a uscire da solo, dai Robertino, facci vedere. Cambia gioco perché ti sei stufato. Ah, lo vuoi manuale? Clicca OK. Hai visto? Questo dimostra che è diventato anche competente nell'uso. La cosa per installazione è molto semplice: un tavolino, un tavolo, un PC con software gratuito e una maestra che lo segue con tanta passione. Ecco, Fusillo Francesco per la guida di questa piccola attività con il tavolo interattivo. Buona sperimentazione.